Antonello Tancredi, segretario FIM CISL. Questa sera parleremo del nuovo accordo con la El Foundry e delle trattative sindacali che sembrerebbero essere a buon punto. Puoi darci delle lucidazioni? Certamente. Da un paio di settimane stiamo cercando di dare un senso alla vita sindacale, nel vero senso della parola, all'interno di questo stabilimento. Questo è stato possibile e è possibile perché, insomma, a seguito di un incontro chiesto dal sindacato alla direzione aziendale, abbiamo cercato di capire quale fosse lo stato dell'arte, ovvero se gli investimenti del 2020 erano stati fatti tutti, qual era la prospettiva di sviluppo del 2021. E qui è venuta fuori, anche con molta sorpresa, la questione relativa a come lo stabilimento chiuderà il bilancio 2020. E in base alla risposta dell'amministratore delegato, il quale ha detto che il bilancio sarà chiuso in positivo, e questa è una nota ovviamente che fa bene non solo ai dipendenti, ma fa bene a tutto l'ambiente, perché venivamo da un incontro alla regione del mese di luglio nel quale lo stesso amministratore, molto preoccupato, ci disse che a ottobre sarebbe stato difficile fare una previsione, ecco, proprio nel mese di ottobre, fare una previsione su quello che sarebbe stato l'assetto produttivo. Quindi abbiamo provato a quel punto a fare un accordo. Quali sono i punti principali dell'accordo? E dal suo punto di vista, quindi, si intravede una speranza lavorativa per questo territorio in un periodo difficile come questo, legato anche alla diffusione della pandemia Covid-19. Ma posso rispondere per quello che è l'aspetto, diciamo, della gestione del Covid all'interno dello stabilimento? Diciamo che con tante luci e con qualche ombra comunque è stata gestita bene la questione sanitaria all'interno dello stabilimento, e questo fa onore soprattutto al corpo sindacale, quindi agli RLS, che comunque hanno dato bella prova di come si fa sindacato in situazioni di emergenza. Dunque, l'aspetto decisamente importante contenuto negli accordi non è di poco conto, perché noi abbiamo comunque già lunedì prossimo un incontro attraverso il quale dovremmo cercare di rimodulare l'organizzazione del lavoro ferma a 21 anni fa. L'altra settimana abbiamo firmato tre accordi importanti, uno che si chiama contratto di prossimità, che sarebbe poi la possibilità di superare il decreto dignità del governo giallo-verde, attraverso il quale molte persone sono state lasciate a casa per aver raggiunto più correttamente il limite massimo delle proroghe all'interno di uno stesso luogo di lavoro. Per cui lo abbiamo superato attraverso il cosiddetto contratto di prossimità, aggiungendo 12 mesi, quindi 4 proroghe, o comunque 12 mesi ulteriori, e che in un momento come questo, legato soprattutto alla stagionalità del prodotto che si realizza all'interno della fabbrica, è una cosa buona per due motivi. Uno, perché comunque dà la possibilità alle persone alle quali scadeva il contratto il 30 novembre comunque di avere almeno la possibilità di stare in fabbrica altri 12 mesi. Abbiamo sottoscritto un accordo che si chiama di uscite incentivate, proprio per cercare di fare in modo che, fatto 100 il numero dei dipendenti, la possibilità per 10 persone di essere stabilizzate o comunque di dargli una speranza in più. Abbiamo sottoscritto un altro accordo abbastanza innovativo che si chiama il Fondo delle Nuove Competenze, e che dà la possibilità comunque, tutto a conto dello Stato, meglio che lo diciamo, che dà la possibilità alle aziende, a tutte le aziende, ma in questa azienda lo abbiamo già messo in atto, quello di potersi prenotare per avere una forte somma in denaro da destinare alla formazione continua ai lavoratori. E è bene che si sappia che in questa azienda la formazione comunque è necessaria, come in tutte le aziende ad alta tecnologia. Ma questo strumento inserito in uno degli ultimi decreti del governo dà la possibilità
per fortuna, anche di evitare il ricorso a eventuali ammortizzatori sociali. E questo mi sembra che sia un passo importante in un momento in cui, come si diceva, i posti di lavoro molti sono a rischio. Riqualificazione aziendale, accordi sindacali, quanti sono attualmente gli impiegati nel Foundry fra dipendenti e ditte esterne, quindi il circuito che gira intorno a tutto il Foundry, e quanto potrebbe incidere positivamente su eventuali nuove assunzioni questa manovra che sta dividendo con l'azienda? Dunque, i dipendenti diretti all'altro giorno, parlo del 30 di novembre, quelli con cartellino El Foundry, quindi direttamente collegate alla, diciamo, alla El Foundry, sono 1427. Poi ci sono oltre 100, fra 100 e 130 lavoratori precari. E in tutto il mondo El Foundry, che poi è il vecchio stabilimento che ormai ha 30 anni, e io credo che fra l'impresa di pulizie, l'impresa che si occupa della mensa, le imprese che si occupano comunque della manutenzione straordinaria e tutto quello che gira attorno, io credo che stiamo parlando di un volume che assomiglia intorno fra i 1600 e i 1700 dipendenti. Il tutto ha generato fino a qualche anno fa un volume di 180-200 milioni di euro l'anno. Quindi stiamo parlando di una cosa molto importante. Parlando di volumi di affari, lei ha parlato di un intervento statale soprattutto nella formazione delle nuove leve che andranno a sostituire diciamo gli operai storici che hanno lavorato in Texas, Micron, adesso El Foundry. Nello specifico ci sono dei fondi del Recovery Fund che verranno utilizzati dalla El Foundry, oppure si tratta di altri finanziamenti statali? No, devo correggere il tiro. La formazione non è soltanto indirizzata diciamo ai nuovi lavoratori, la formazione è indirizzata a tutto il corpo di fabbrica. E, altra questione, non c'è niente di collegato al Recovery Fund. E meno che mai c'è l'intenzione dell'azienda, almeno fino all'altro giorno, di prenotarsi, come hanno fatto altri grandi gruppi, per cercare di accedere ai fondi del Recovery Fund per fare delle modifiche strutturali. Quindi diciamo che quello che sta succedendo all'interno di El Foundry oggi, dopo tanti anni, è una cosa assolutamente in controtendenza e sicuramente va nell'ottica di salvaguardare tutti i posti di lavoro. Per una volta sono assolutamente fiducioso in quello che stiamo facendo. E qualcuno mi faceva notare l'altro giorno, un vostro collega, una rondine non fa primavera. Beh, sì, però io non posso dire che le cose vanno male se le cose vanno bene. Cioè sarei una persona falsa, io questo non ritengo che assolutamente non debba essere fatto. Oggi le cose vanno bene e teniamocele per come vanno bene, anzi cerchiamo di migliorarle. E l'auspicio che io faccio a me stesso e quindi al corpo sindacale e quindi anche un appello alla direzione aziendale è che magari lunedì sera, quindi fra due giorni, magari poter uscire con un accordo anche sull'organizzazione del lavoro, che è il vero nodo da risolvere per il futuro dei lavoratori. Lunga vita alla El Foundry, ai suoi lavoratori e alle rappresentanze sindacali che stanno facendo un buon lavoro. Sì, grazie, e spero, ecco, lunedì sera di poter dare l'annuncio che magari abbiamo chiuso anche con l'organizzazione del lavoro.